Allora, Dogenzaka, ci sono due missioni secondarie. La prima riguarda probabilmente il Don e il nostro caro amico Bit. What? Ma che qui non facevano ramen una volta, ma adesso fanno il curry. Yo, capo! Cavolo, muoio di fame! You're Oh no, kidding. questo posto è strapieno! Mi fa piacere che gli affari vadano bene almeno. Il Don sembra molto indaffarato. Indaffarato, sommerso di lavoro, ma è comprensibile. Forza, mettiamoci in fila con gli altri. Il Oh. pollo di questo curry è decisamente squisito, marinato alla perfezione. E che dire della ricchezza del cumino sapientemente Io. temperato. Per non parlare poi della base, la profondità ricorda il saporito brodo di ramen e le spezie che completano il tutto. È un'esperienza culinaria completamente nuova. Cacchio, mi sento tutto sofisticato solo a sentirlo. Oh, ma quello è Buddy Rapids della società storica di Shibuya. Fascinating. Lungi da lui perde l'apertura di un nuovo straordinario locale da Shibuya. Non pensavo gli piacesse così tanto il curry, però. Actually. C'è una cosa che manca. Huh? Vergognoso, lei non sa chi sono io. Ora basta, me ne vado. Oh, grazie, torni a trovarci. Mi sento insultato. Che cazzo è successo? Cosa gli è preso? Qualcosa deve aver rovinato il suo umore. Forse il curry non era buono. Ne dubito, ha ripulito il piatto. Ah, diamine! Mi sono dimenticato di dargli un bicchiere d'acqua. Ma cosa mi è preso? Pensate che Buddy fosse così arrabbiato per questo? Tutto per un bicchiere d'acqua! Sul serio, non è così importante, capita di fare degli errori, specialmente se hai tanto da fare quanto il Don adesso. Forse Forse ha interpretato l'assenza di acqua come un affronto al suo Man. personaggio. Cosa? È solo acqua! Il prestigio porta all'orgoglio e l'orgoglio è facilmente ferito. Credo che voglia mettere in giro la voce che il servizio è poco soddisfacente, presentandosi come la vittima di un servizio scadente, naturalmente. Il Don non si merita questo, è stato solo un errore. Dobbiamo fare qualcosa. Non sarà andato lontano, io possiamo ancora Right. beccarlo. Sì, andiamo a cercarlo. Il che vuol dire che è andato di là. Il social è stato aggiornato con Buddy Rapids. Che... Dove sei? Eccolo qua. Oh, Ciccio. Dobbiamo, Trovato, da quella parte. Il Don del curry è speziato, eh? Vi pentirete di avermi lasciato a bocca asciutta. Cosa sta facendo? Chiama qualcuno, scrivi una recensione negativa. Non lo so, ma avevamo ragione riguardo il perché si è arrabbiato tanto. Dobbiamo fermarlo, non possiamo lasciargli scrivere le sue idiozie. Concordo, dovremmo risolvere rapidamente questo malinteso. L'imprinting potrebbe essere la mossa migliore. Giusto, facciamolo. E allora Focus. imprintiamogli se è un cretino. Questo è il peggior servizio che abbia mai ricevuto. Non mi hanno dato nemmeno un bicchiere d'acqua. Non hanno un grande futuro. E se io invece ti dico... Squisito... Curry? Time to change your mind. Forse in realtà non è solo le parole giuste. Perché il curry lo sa che è squisito, ma manca il bicchiere d'acqua. La salsa era incredibilmente ricca e saporita. Posso dire sinceramente di non aver mai provato niente di simile. Era così delizioso che ho pulito tutto il piatto. Ci tornerò sicuramente. È stato così Hey, facile? actually. Quel curry però... davvero straordinario. Mangiarlo è stato come esplorare un nuovo mondo di delizie culinarie. Devo informare tutti gli altri appassionati di curry. Facile. Finita così. Ah, abbiamo evitato Yeah. la crisi, grazie al cielo. Però quel tipo era proprio arrogante. Tutto questo casino per un po' d'acqua. Può essere banale, ma per lui le aspettative più elementari non sono state soddisfatte. Potrebbe averlo fatto sentire sgradito, o come se fosse stato deliberatamente provocato. Niente di questo è vero, ovviamente, ma era solo un semplice errore. Ma questo lo ha messo in disagio, e quel sentimento ha avuto un impatto negativo sulla sua esperienza complessiva. Il resto può anche essere perfetto, ma basta un errore, e all'improvviso l'intero pasto è rovinato. Ma la mente umana è volubile e instabile. Dici? Ah. Per me comunque non ha senso. Sì, non sembri il tipo che permetterebbe a un errore di rovinargli il buon pasto. Certo che no, niente può impedirmi di gustarmi il cibo. Qualcuno ci ha messo tempo e impegno per prepararlo. Non voglio insultare l'amore che ci ha messo. Wow, Bit, che cosa carina che hai detto. Allora, non lo mangiamo il curry? Col cavolo, torniamo indietro, speriamo che non l'abbia finito. Ah, basta, è finita così? No, c'è. Magari mi danno anche un bonus. No, tutto esaurito. Peccato. Ah, va bene, pancino mio. Magari un'altra volta. Fred non l'ho mai visto con quella faccia, forse. Che sfiga, io. Tocca riprovarci domani. Udite, non è forse il principe? Oh mamma, se lui è qui significa che domani qui arriverà l'orda dei follower. Ma è il mio curry. Lasciatemene un po'.
Mi ricorda quasi quel tizio della Deep River Society. Spero che sia riuscito a farsi una ciotola. Oh no. 5 punti amicizia, il social è stato aggiornato. Ma davvero non ci posso entrare? No dai, non ci posso entrare veramente. Ma ti prego. Ok, vediamo che cosa sblocca. Eccolo qua, il nostro amico Buddy Rabbids. Più rumori rari, aumenta la frequenza con cui appaiono i simboli di rumori rari, che sono quelli blu, immagino. Oh, vabbè. Può essere utile per sbloccare qualcosa. Poi, altra missione qui a Dogenzaka, che si trova proprio qui. Sono un tizio qualunque con il telefono in mano. È di Gatto Nero. Di che diavolo stai parlando? La felpa che ha quel tizio. Oh, l'altro giorno c'era uno che ne indossava uno uguale. Aspetta, è la stessa persona. Pare che quel poveretto sia posseduto. Ora che me lo fai notare, in effetti emana un'aura molto strana. Ai noi, credo che l'unica scelta sia passare all'offensiva. Come dici tu, io? Dai, estinguiamolo. Quasi, vabbè, dettagli. Oh no, ha corretto Beat. Aspetta, prima giusto di vedere il rumore dentro di lui. Che cosa ci sblocca? Ok, è lui, ma è lontano. Rumori rari rallentati. Niente di eccezionale, niente che ci serva urgentemente. Combattiamo dentro di lui, per mia sorella. Sono venuto al Kansai per comprare delle cose di Gatto Nero per mia sorellina, ma la commessa era così carina che ho comprato tutto solo per vederla sorridere. Spero ci siano rimasti i soldi per l'affitto. Ciccio, forse magari un attimino di testa in più non faceva male. E invadiamo la sua testolina. Cioè, io capisco tutto, però, cioè, un attimo di pensiero, Ciccio. Va bene tutto. Però hai speso tutti i soldi che avevi per comprare dei vestiti e quelli per tua sorella li hai lasciati. L'hai lasciata a bocca asciutta, voglio dire. Vieni qui. Perfetto. Bravo, Beat. Aspetta, aspetta, aspetta. Ecco fatto. Madonna mia. Tu non hai capito veramente quanto io vi spacco la faccia se ci provate di nuovo. Allora, il tornado qua di ghiaccio non è male perché congela i nemici, ma continua a pensare che quello di vento faccia più danno. Cosa fanno i nemici verdi? Cancellazione benefica? What? Non ho idea di cosa facciano, ma in ogni caso credo siano tutti morti. No. Perfetto, vieni qui. Vuoi vedere che forse... No, non tolgono la debolezza dell'attacco. Forse ci tolgono i bonus a noi. Non lo so. Però questi sono incazzati neri, quindi... Becca di questo. Madonna mia. Oro easy easy qua, eh. Però cioè, mi ha dato una manata, mi ha tolto un sacco di vita. Ah, non è ancora finita? Di solito abbiamo fatto fino adesso tre battaglie a giro. Di qua. Perfetto, bravo Rindo. Mi sa che ci prendiamo l'argento. Mi sa che finiamo col prendere l'argento. Uff, se questo è l'ultimo abbiamo avuto culo, forse. Forse ce n'è ancora uno? No. Perfetto, easy. Niente di utile abbiamo ottenuto, giusto? Solo ciarpame. Beh, è stato bello finché è durato, ma è ora di voltare pagina. Se solo non avessi comprato una vagonata di Mr. Miao. Oh beh, mia sorella si beccherà qualche regalo extra. Ma questo non giustifica il fatto che non hai soldi per l'affitto. Comunque, rispetto a un fratello che vuole bene alla sua sorellina. Dai raga, filiamo.
Bel lavoro, Nagi. Questa pausa così lunga cos'è servita, scusami? Fra i vari social io ho sbloccato un sacco di, quasi tutti probabilmente, i ristoratori. Mi manca solo lui e ci manca un'ultima ordinazione. Se lo stomaco ce lo permette, io me la farei anche già adesso. Speriamo che qualcuno si becchi un bonus. Peccato, sarei andato volentieri dal Donio. Vabbè, è andata così, però... c'è da dirlo, Beat l'abbiamo livellato più che bene, è alla pari di tutti quanti e a livello di punti vita mica male. Qual è il tuo nuovo piatto? Il Tali vegetariano, che è la stessa cosa di questo ma senza carne. Prima di andare dall'amico demone, eccoci all'uscita ovest dell'autostazione e l'ultima persona da aiutare, eccola qui, ma prima rumore maiale. Vediamo, quale maiale sarà questo? Quello normale, secondo me. Vediamo subito. Quello... è quello che devi sconfiggere assieme? Is she okay? Ok. Vieni qua. È ancora vivo, perfetto. Allora, aspetta, io... ok, perfetto, stavo esattamente aspettando il momento in cui fossero assieme. Non sono neanche sicuro che... che sia giusto il doverli uccidere assieme, però... boh, vederli così mi fa pensare quello. In ogni caso, cosa sei, un Varia Beauties? Hey there. Ci si rivede, Witch Twisters. Chi è questo? Non lo so. What? E tu chi cavolo sei? Non ditemi che non vi ricordate di me. Sono Sumio, dei più ra... ah, ok. Ci siamo visti ieri, ricordate? No. Ma davvero? Oh, io mi ricordo di te. Sei quello che ha provato a farci fuori, ladro. Ah, quella cosa. Mi spiace tanto, non succederà più. Che vuoi? Niente di impegnativo, speravo solo in un consiglio. Che genere di consiglio? Motoi ha mandato un messaggio a tutta la squadra, ma non so come rispondere. Oh, è facile, basta che tocchi la barra vuota e inizi a digitare. Questo lo so, intendo dire che Motoi usa sempre un sacco di parole straniere. A volte non lo seguo. Invero. Intanto che cerco di capire una cosa, ne sparo un'altra più incomprensibile. Ti capisco, la grande, bello. So che si aspetta che stiano tutti al suo passo, ma faccio proprio fatica a stargli dietro. No, non siamo alle medie, non è così che ci si comporta in una società. I veri adulti devono seguire le orme dei loro superiori, non aspettarsi il contrario, è la base. E allora perché non chiedi consiglio a qualche vero adulto? Lo farei, ma per qualche ragione Motoi vi ha preso in simpatia. Davvero. Già, dice un sacco di cose belle su di voi. Per questo penso che possiate aiutarmi a trovare le parole giuste. Motoi parla di noi, di me. Te lo garantisco. Allora, che dite? Potete consigliarmi qualche parolone da dire a Motoi? Visto che l'hai chiesto così gentilmente... è così, il pesce ha boccato. Ah, basta che ci spicciamo. Dobbiamo solo rispondere a un messaggio, no? Sì, però dobbiamo sembrare adulti. Che cosa ha scritto nel messaggio? Dice, tieni, è più facile leggerlo da soli. Vediamo. Alla fine, se ci pensate, siamo tutti compares in questo gioco, capisci? Ho pensato che potremmo fare un po' di brainstorming alla fine, perché no? Io ho detto quel che penso, ora vorrei sentire i vostri commentarios. Nessuno ha ancora risposto. Wow. Secondo me vuole sapere cosa ne pensiamo di collaborare con le altre squadre, anche per voi. Magari ci avessi capito qualcosa. Beh, supponiamo che abbia detto questo. Manda un sacco di messaggi di questo tipo e ogni volta stabilisce un nuovo record di leggibilità. E poi, anche quando riesce a capire, come te la inventi una risposta degna? Non posso ignorare il messaggio, farà fare brutta figura a tutti, incluso Motoi. Nobile Rindo, vi sentite all'altezza del compito? Non saprei, ma ci provo lo stesso. Non c'è tempo di cercare le risposte, devo cavarmela da solo. Devo soltanto pensare come Another. Cosa direbbe lui in questa situazione? Emularlo sarebbe brutto? Digli come ti senti, magari farebbe incazzare il tizio. A sto punto o concordi o usi una citazione. Con le citazioni non si sbaglia mai. In più non ha bisogno di inventarti nulla. Magari potrei dire... fatto, inviato. Oh, fa vedere.
Farci pagare il wifi è come tassare l'aria che respiriamo. Yes. Che? È una cosa che Ano Motoi dice spesso. Ah sì? Allora andrà bene. Anche se non fosse, correrò ai Reparos. Reparos, si dice così? Non è possibile correggere un messaggio una volta inviato. Perché non usate Telegram? Beh, ora c'è una cosa di meno da fare. Lasciate il resto a me. Wow. Il resto di cosa? Io, per me quello sta fuori di testa. Da quale pulpito viene la predica? Ma non dilunghiamoci, in marcia. Bene. Effettivamente mi aspettavo di meglio da Rindo, però bisogna che ripassi un po' di citazioni di Another. Ah, wow, che premi. Il social Sumi Tanaka, vediamo. Mentre scansioni per attirare... calamita. Può essere utile. Può essere utile, eh? Mica male. E finalmente, dopo tutto questo tempo, andiamo a parlare col demone che ci sta aspettando da un sacco di tempo. Eccoci qua. Allora, avete notizie su cose per me, ragazzi? Certo, vuoi sentire una storia di Shibuya Carie? Che domande. Beh, pare che ci siano delle frecce maledette. Roba da brividi. Si dice che chiunque le segua scompaia. Sì, sì, questa la conosco. E in realtà cosa succedeva? Un demone attirava chiunque le seguiva su un autobus a caso. Attirava, le spingeva. Molto probabilmente perché guardare la gente nel panico lo divertiva. Boh. Oh, beh, non tutti i demoni sono calmi e tranquilli come il sottoscritto. Ok, ma tu non potresti dirgli di piantarla? Non credo che ci ascolterebbe. Forse era Ehi, questo adesso non ha importanza. Ora devo dare un giudizio alla vostra verità. Vi credo, ciò che avete scoperto corrisponde più o meno a quanto so. Ah, questo significa che vi siete appena guadagnati 35 punti. Ve l'ho detto, probabilmente ne bastavano 3-4 compresa la prima e sei a posto. Allora, avete notizie su cose per me, ragazzi? Certo, vuoi sentire la storia sullo East? Ovvio, sono tutto orecchi. Questa leggenda riguarda un bidone terrificante. Gira voce che chiunque vi getti rifiuti non riciclabili vada incontro a un destino infausto. Un corvo rosso perseguita il colpevole finché questi non ha un incidente. Certo, certo, una delle mie preferite. Allora, qual è lo scoop? Il corvo rosso era un rumore e possedeva le persone che vedeva gettare bottiglie o lattine luccicanti nel bidone. Probabilmente perché voleva servirsene per raccoglierne altre. Le persone possedute venivano attirate nel traffico per recuperare oggetti luccicanti, dove ovviamente si trovavano faccia a faccia con il traffico. Bene, ora devo dare un giudizio alla vostra verità. Great. Vi credo, ciò che avete scoperto corrisponde più o meno a quanto so. Grande. Questo significa che vi siete appena guadagnati 32 punti. Oh. Allora, avete notizie su cose per me, ragazzi? Certo, vuoi sentire una storia su Cat Street? È uno dei miei posti preferiti. Ok, cosa avete scoperto? Questa leggenda riguarda delle voci spettrali provenienti dagli inferi. Si dice che calpestando l'ombra di un certo palo telefonico si possano udire delle voci dei defunti. Ah, stupenda. E cosa c'era sotto questa leggenda? Alla fine era tutto uno scherzo fatto da qualcuno con un altoparlante direzionale. Oh, davvero? Ora devo dare un giudizio alla vostra verità. Vi credo. Però... Però cosa? Mi scoccia aver scoperto che fosse solo uno scherzo. Certe leggende metropolitane è meglio che restino un mistero. Ehi, sei tu che ci hai detto di scoprire la verità. Rovinato dalla mia stessa tracotanza. Vabbè, vi siete appena guadagnati 25 punti. Bel lavoro, ragazzi. Quindi questa che era la più facile giustamente vale meno punti. Congratulazione, avete raccimolato 100 punti. Non vi sarò più di intralcio, cercatori della verità. Iniziamo a pensare che non ce l'avremmo mai fatta. Ehi, qualche altra squadra è riuscita a completare la missione? Ah, bella domanda. Sinceramente ho la memoria un po' annebbiata. Perché non andate a scoprirlo da voi? Che divertimento c'è se vi rovino la sorpresa? Insomma, a me gli spoiler non danno fastidio. Non importa, andiamo e basta. Oh, e se dovreste venire a capo delle altre leggende metropolitane? Fatemelo sapere. Sicuro, amico, contaci. Perché troia, lo sapevo. Furia gelosa. Schianta il bersaglio con oggetti dall'altro oggetto scelto a caso durante il caricamento. Ah. Allora, devo dire che non sono soddisfatto degli attacchi che ci danno. Delle spille nuove che stanno tirando, non mi piacciono. Allora, avete notizie su cose per me, ragazzi? Certo, vuoi sentire dell'incrocio pedonale? Wow, questa non vedo l'ora di sentirla. Cosa avete scoperto? È una storia bella pesante, io. C'è un edificio che compare sul grande schermo dell'incrocio. Chi ci va e si fa un giro del posto nel senso antiorario muore dopo 7 giorni. Non mi stupisce che questa voce si sia diffusa subito. In realtà cosa succedeva? Alla fine era solo un demone che voleva fare accordi con dei giocatori. Potrei saperne di più. Really? Beh, a questo proposito, se ti spifferiamo tutto non è che poi ci direi che ci sbagliamo. Nah, non sono il tipo. Voglio solo sapere la verità, soprattutto se riguarda un mio collega.
Cosa ci garantisce che voi non ci stiate meramente sfruttando? Far svolgere a noi giocatori le vostre indagini interne mi sembra assai comodo. Su, credete davvero che mi abbasserei a tanto? Giuro che non vi sto ingannando. Adesso, su, sputate il rospo. Ok, facevo accordi in cambio di punti della guerra per il territorio. Lo sapevo che quella. Cioè, ottimo lavoro, molto interessante. Adesso devo dare un giudizio alla vostra verità. Vi credo, avete addirittura scoperto più cose di me. In tal caso sarebbe giusto premiarci. Che ne dici di darci dei punti in più? Oh, non preoccuparti, lo farò. Vi assegno ben 40 punti per questa scoperta. Yuhu! E vai. Ok, altra leggenda. Allora, avete notizie su cose per me, ragazzi? Certo, vuoi sentire di Col di Spagna? Chiaro, su, vuotate il sacco. Ci sono queste scale che portano all'inferno. Si dice che appena metti piede sul 18° gradino la tua anima finisce lì. È difficile da credere, lo so. Nah, l'ho già sentita un sacco di volte. Allora, ditemi cosa c'era sotto. Sotto le scale si nascondeva un rumore simile a uno scorpione. Quelli che le salivano inciampavano, sentendo come un brivido. Ah, strano, forse li pungeva o roba simile. Non saprei, ma il tocco di quella creatura conduce a un panico considerevole. A dir poco, ci credo che ne parlavano tutti. Bene, bravi. Ora devo dare un giudizio alla vostra verità. Vi credo. Great. Ovviamente. Sapete, credo che potreste avere un futuro in questa professione. E va bene, vi siete guadagnati 30 punti. Grandi, grazie. Allora, avete notizie su cose per me, ragazzi? Certo, vuoi sentire del 104? Ah, ci speravo che steste indagando su questa. Ditemi tutto. C'è una striscia pedonale che porta una gran sfortuna. E una soltanto si trova fuori dal 104. Si dice che se metti i piedi sopra ti si attacca l'aiella. Così si dice. Allora, che cosa avete scoperto? Era un giocatore che manipolava i passanti con l'imprinting. Sul serio? E chi era? Dai, potete fidarvi di me. Non ne sono proprio sicuro. E io che credevo fossimo amici. Come? Spero che questo non si ripercuoterà sui punti che ci assegnerai. No, figurati. Voglio soltanto sapere tutto il possibile. Beh, la parte importante te l'abbiamo detta. Proprio non volete cedere, eh? E va bene. Ora devo dare un giudizio alla vostra verità. Great. Vi credo, ciò che avete raccontato corrisponde a quanto so. Che sollievo. Fortuna che è bastato. Non me lo sarei potuto perdonare se Mutoi avesse perso punti a causa mia. Vi siete appena guadagnati 28 punti. Niente male. Quante ce ne rimangono? Ok. Impossibile, ragazzi, avete svelato ogni dannata leggenda di Shibuya. Oh, ora come lo fai notare, hai ragione. Siete cacciatori di leggende più leggendari di sempre. Devo trattenere le lacrime. Ok, ora mi sono ripreso. Posso darvi un segno della mia gratitudine. Ecco, prendete. Ve lo siete guadagnato, giocatori. Grazie. Ah, ok. Wow. Che bello, io mi aspettavo almeno una spilla utile. Mi aspettavo, sai, una spilla, non ti dico unica, ma bene o male qualcosa. Che delusione aver trovato tutte quante le leggende e poi aver ricevuto un oggetto normalissimo. Che delusione di missione, cioè veramente ti basta trovare le prime 4, le prime 3 che ti danno un sacco di punti e buonanotte. Tipsy Top Soul, eccoci qua. Ho sentito il maiale? Eccolo infatti, vediamo se funziona anche su di lui. No, ovviamente no. Funziona solo su quelli rossi il richiamo. Peccato. Beh vabbè, ci sta però. Give me chance. Questo nero? Non prende danno. Non è che diventano... No, mi sa che quello nero non conta. Devi farli diventare tutti solo di un colore. Oppure quello lì. Quello lì nero. Lo uccidi dopo che hai ucciso tutti gli altri. Ma perché stanno diventando blu? È lui! Allora, mi sa che questo giro l'ho persa. Perfetto!
Niente, sono tutti rossi. Non ho capito cosa facesse questo qua nero. Non ho capito cosa facesse. Però mi ha incasinato tutto. Ok. Niente, quello nero è solo immortale. Ok, mi ha fregato. Per niente. Mi ha fregato per il nulla, in pratica. Vabbè. Pensavo che me li ritrasformasse lui per qualche motivo, invece no. Sono solo io che ci ho pensato troppo, come al solito. Va bene, vediamo l'oggetto della missione di oggi. Ah, bene, l'elefante. Quello non è il bersaglio? E allora, quell'altro cos'è? Non importa, un'altra squadra ci sta già lottando, io! E come sono arrivati qui? No, che tempestività! Greetings, ah no. I vari Abutis stanno attaccando il loro bersaglio. Cioè, ogni squadra ha un bersaglio personale. Mi sa, vuol dire che per vincere oggi dobbiamo eliminare il nostro bersaglio più velocemente delle altre squadre. E perché siamo ancora qui? Se non diamo una mossa, ci battono, io! Giusto, veloci. È a tempo, quindi? I can do this. Ti prego di no. Non voglio farla di corsa e poi venire ammazzato dall'elefante, che è l'unico nemico che fino ad ora è più grosso di quello di prima. Che fino ad ora è l'unico nemico che mi ha effettivamente dato problemi. Ciccia. Non vedo. È problematica la questione se io non vedo dov'è il mio nemico. Cosa fa? Cosa fa? Cosa fa? Mi sta risucchiando. Porca miseria, i raggi di morte suprema. Ancora? Mi stai risucchiando? Allora, abbiamo capito che non è a tempo. E fino a qui. A posto. Perfetto, così abbiamo guadagnato altri punti. No, Fred, sei scemo tu. Io ti ho allontanato apposta dal nemico. Bravissimo, Beat. E con questa è andata. È stato facile. È stato facile rispetto... Forse perché siamo con spille migliori e forse siamo a un livello superiore. Ma è stato molto più facile di quando abbiamo combattuto la prima volta contro l'elefante. Molto più facile, nettamente più facile. E abbiamo ottenuto qualcosa di interessante? Il mondo nascosto e il viaggio in mongolfiera. Va bene. Abbiamo vinto? Siamo stati primi? Jeez, that took forever. Ma non è vero, ci abbiamo messo un cazzo. Non ci abbiamo messo niente a ucciderlo. Sono ancora in testa. Che novità. Same story, different day, yo. You know, I'm starting to see what Kanan was getting at. Yes, but we must exercise caution, lest our teamwork be branded as rule breaking. Però i vari Abutis. But how are we supposed to know if we stand a chance against them? Perché già l'abbiamo fatto il culo. And even if we do stand a chance, can we really make it home? So, guarda che se non fosse stato per quel cavillo, già eravamo fuori, eh. We told you what we think. What about you? I'm still thinking. Well, make up your mind. I just need more time. How much time? More. Well, how many hours is more? We can't keep Kanan waiting. I know. Now can you give me a freaking break already? Just because you jump off Tokyo Tower if Kanan asked. And what's that supposed to mean? Che sei un simp. How are you so sure she won't try to screw us over? I mean, I'm not 100% sure, but still. Then maybe you should think a little harder for once. Look, all I was saying is that it might be a good idea to team up with her. That's all. And if we can pull it off without her help, then that's even better. We've all made up our minds, so I figured you had too. I will, okay? I just need more time. Sure, but we don't have much left. Only two more days until another one bites the dust. Clock's ticking. Ma tanto, parlane chiaramente, Fred.
Anche se facciamo l'alleanza, i Runebreakers non finiscono all'ultima posizione a prescindere, non verranno eliminati. E Swallow? It's Swallow. I know you're here with me. Come on, just tell me. No more secrets. No, non sto giocando. So you are here. I knew it. What? You knew who I was this whole time? E ti pareva. You're killing me here. Ma perché non ti stai zitto? Non devi dirle queste cose. Se adesso lui è nei Runebreakers, anche se non lo è. E adesso dirà, ok, ho preso una decisione. Col coltello in mano. Ma perché? 3 punti amicizia. Sembra piuttosto difficile. Pensi davvero di farcela? Ah, questa mi è nuova. Per fortuna sono riuscita... È una femmina? A contattarti allora. Non preoccuparti, farò tutto il possibile per aiutare. Le informazioni sono la chiave per la vittoria. E ho quella chiave a portata di mano. Essendo che Beat potrebbe essere Rhyme.